Buongiorno a tutti e grazie per la partecipazione. Allora, siamo qui a iniziare in qualche modo a dare il via a queste celebrazioni Sistine. Festeggiamo il quinto centenario dalla nascita di Papa Sisto V, un papa piceno, marchigiano, che in soli 5 anni di pontificato, ecco, ha fatto molto per Roma e per il proprio territorio. Siamo qui alla presenza prima di tutto dell'assessore alla cultura della Regione Marche, Giorgia Latini, e alla quale do subito la parola. Benissimo, grazie. Allora, oggi è veramente una giornata importante, è una giornata dove diamo l'avvio alle celebrazioni di Papa Sisto V, quindi per noi è un grande orgoglio come regione aprire queste celebrazioni che per noi sono un simbolo religioso, ma anche un simbolo di una figura che ha dato tanto, oltre che al territorio marchigiano, ha dato tanto anche alla Chiesa Cattolica. E la cosa che noi come Regione oggi siamo soprattutto orgogliosi che questi eventi sono il frutto di un comitato che si è costituito tra i comuni, i sindaci, tra i musei Sistini, che ovviamente fanno parte integrante di queste celebrazioni, che hanno dato vita a un calendario pieno di iniziative, pieno di manifestazioni che ricordano questa figura così importante. Purtroppo il Presidente non è qui presente per un impegno sopravvenuto in questo momento, perché se no ovviamente ci teneva tantissimo, perché anche per lui è un'iniziativa di fondamentale rilievo culturale per la nostra Regione. E infatti noi abbiamo creduto fortemente a queste celebrazioni, abbiamo stanziato un importo complessivo di 240.000 euro, che vanno a finanziare proprio la legge apposita regionale, la 33 del 2020, che ha appunto ad oggetto queste importanti celebrazioni del quinto centenario, ricordiamo, di Papa Sisto V. Ecco, questa figura è una figura dove ci sentiamo, insomma, è un punto di riferimento di tutti quanti noi marchigiani, perché fu un papa di una grandissima determinazione, che ha vissuto intensamente, è un papa che ha contribuito a completare la cupola di San Pietro e a demolire e a ricostruire Palazzo Laterano, quindi è un papa che ha veramente fatto la storia del nostro paese in chiave appunto religiosa. Quindi è un simbolo anche di marchigianità, di come i marchigiani sono determinati. E la determinazione dei marchigiani l'abbiamo vista perché l'abbiamo vista sia nel superare le situazioni critiche, quindi la situazione del sisma prima, perché ovviamente le zone di Sisto V sono anche zone che facevano parte dell'area del cratere come Montalto, qua c'è anche il sindaco di Montalto, e come anche abbiamo superato diciamo questa pandemia che è stata deleteria ovviamente per tutta la cultura del nostro paese. E quindi siamo veramente contenti che attraverso queste celebrazioni, diciamo, possiamo anche dare questo nuovo impulso di vita attraverso la figura di Sisto V dei nostri territori. È coinvolto il comune ovviamente anche di Grottammare, abbiamo lì fatto un intervento proprio per il restauro della chiesa dedicata a Sisto V, quindi diciamo le iniziative sono state su più fronti, sia da un punto di vista anche strutturale come in questo caso, che da un punto di vista di eventi che poi adesso verranno
ovviamente ben dettagliati, perché adesso ci interessa sapere bene il programma e dobbiamo diffondere il più possibile, ecco, queste iniziative. Tutti i marchigiani devono sentirsi coinvolti e parte integrante di queste celebrazioni, che veramente sono un momento di grande orgoglio. Quello che penso sia importante è celebrare queste grandissime figure che hanno fatto la storia del nostro paese, e quindi celebrandole ricordiamo anche la nostra storia, la nostra identità, chi sono insomma i marchigiani importanti come Papa Sisto V. E soprattutto sono contenta che queste iniziative hanno anche un ampio respiro di coinvolgimento delle scuole, perché poi noi queste celebrazioni le dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni. Devono sapere i nostri ragazzi che Papa Sisto V, uno dei papi più importanti, è un marchigiano e che cosa ha fatto. E questo penso, ecco, sia un altro tassello, insomma, importante che le celebrazioni, insomma, di Sisto V hanno preso in considerazione, appunto, coinvolgere le nuove i ragazzi delle scuole che già erano stati coinvolti anche in corso dell'anno scolastico che è da poco terminato. Quindi andiamo avanti adesso ad ascoltare il programma, tutti gli appuntamenti che ci attendono, e grazie ancora a tutti i membri del comitato che hanno lavorato in sinergia per creare questo programma, come ringrazio anche la dottoressa Teoldi, dirigente della nostra regione, che insomma è stata anche lei un po' il fulcro organizzativo di tutto il comitato. Grazie. Grazie all'assessore Latini. Adesso, prima di andare nella specificità degli eventi, dei quali magari parleranno anche i sindaci che interverranno, dare la parola a Vincenzo Catani, che è collegato da remoto, che è archivista e storico della diocesi di San Benedetto di Patranzone Montalto. Bene, mi sentite? Tutto a posto? Sento un eco. Sì. Posso parlare? No. Sì, sì, prego. Io sento un eco tremendo, non riesco a sentire nemmeno la mia voce. Noi sentiamo benissimo. Va bene, allora vado avanti, e quello che sentite, sarò breve, anche perché il quarto d'ora accademico è diventato quasi tre quarti d'ora politico, e allora bisogna un po' tagliare. E allora, intanto saluto tutti dal primo all'ultimo dei partecipanti, e ho sentito molto adesso dalla nostra signora Latini, l'assessore alla cultura, ho sentito molte volte la parola marchigianità. Questo mi piace moltissimo, anche perché questo quinquennio del pontificato di Sisto V ormai certamente è tra i più studiati e abbiamo una bibliografia interminabile, ma bisogna puntare un po' di luce sull'opera, non tanto di Sisto V, ma su Felice Peretti. Prima del suo pontificato, a cominciare dalla sua origine marchigiana, dalla sua educazione marchigiana, dal suo campanilismo marchigiano. Ecco, è doveroso per noi, perché noi facciamo il quinto centenario della nascita di Felice Peretti. Poi, per quanto riguarda il pontificato, a voglia si avrà ancora tempo e modo per approfondire. Ecco, direi che sulla sua tomba, sulla tomba che si trova a Santa Maria Maggiore, c'è la parola, l'aggettivo picenus, piceno. Lui si fa, non so se l'ha fatta lui la lapide, ma certamente chi l'ha fatta ha voluto ribadire la sua marchigianità, perché c'è proprio Papa Piceno. E oltre è l'aggettivo che maggiormente ricorre nelle biografie, oltre naturalmente a Montalto, Camerino, Fermo, Grottammare, Sant'Agata de' Goti, cioè dove lui è stato soprattutto da
Felice Peretti, frate, vescovo, cardinale. Ecco, questo è importante perché anche a cominciare da Montalto è stato messo in dubbio, purtroppo, e anche direi piuttosto culturalmente in maniera sbagliata, è stato messo addirittura in dubbio la sua non marchigianità, addirittura la sua italianità. La Croazia, l'altra sponda dell'Adriatico ce lo voleva riprendere, però sappiamo ormai che Pier Gentile Peretto, da cui prende il nome appunto il cognome Peretti, Sisto V, negli atti notarili la sua famiglia è già presente addirittura dal 1295 sono addirittura. E poi Montalto, sappiamo quanto Montalto, questo piccolo castello, è stato poi elevato a città, centro diocesi, è inutile dire, poi basta dire che lui si fece sempre chiamare Fra Montalto, Monsignor Montalto da Vescovo, Cardinal Montalto da Papa, c'è niente da fare. Lui è un inguaribile campanilista di Montalto, c'è niente da fare. Però lui profuma anche di maceratese, di Camerino. Camerino è la terra di origine della mamma Mariana. Ed è interessante che nella famosissimo ormai codice Ottoboni latino che si trova alla Biblioteca Vaticana, si trova proprio tutta una testimonianza di molte persone che raccontano, che testimoniano del suo collegamento con quel territorio, la mamma, le sorelle, e poi le nipoti, e abbiamo nomi come Feneziana, Bella Fiore, e c'è tutto un bellissimo intreccio. C'è il sapore della genuinità, della freschezza della regione marchigiana maceratese. Poi, per non parlare di Grottammare, Grottammare non è nato per sbaglio a Grottammare, è nato a Grottammare, punto e basta. Adesso rifugiato politico, d'accordo, sì, però Grottammare ha visto la nascita di Sisto e anche la sua infanzia e anche la sua, come dire, la sua prima acculturazione per quello che era possibile, la sua infanzia un po' difficile probabilmente, era sempre comunque un rifugiato politico, e quindi Grottammare giustamente deve essere anche molto molto messo davanti ai nostri occhi. Poi quando tornerà a Montalto Sisto e studierà lì a Montalto, poi dà la stura proprio a tutta la sua marchigianità, perché lui non solo avrà la scuola pubblica di Montalto, ma è presente comunque. Gli storici parlano di studi fatti a Ascoli, Fermo, Macerata, Recanati, Osimo, Iesi, Pesaro, Ancona, Urbino, quasi che ogni luogo marchigiano facesse a gara a farlo proprio, ma non fu una gara, perché era proprio così. I noviziati, i frati da giovani giravano molto nei conventi, a Rocca Contrada, che oggi sarebbe Arcevia, poi anche quando sarà prete andrà a predicare Macerata Feltria, Treia, Fano, Camerino, Belforte, Cagli, Urbino, Fabriano, Senigallia, insomma anche quando sarà vescovo di Sant'Agata torna spessissimo nelle Marche e visita. Io credo che tutti i conventi marchigiani sono stati volutamente visitati da lui, tutti, già quelli che ho nominato, aggiungiamo Castelfidardo, Montelupone, Corridonia, Montottone, Ripa, Ripa Transone, Montegranaro, Acquaviva, eccetera, eccetera. Ecco, poi sto per terminare per parlare della sua enorme marchigianità. Quando lui è diventato papa ha riempito il palazzo apostolico di tanti marchigiani, addirittura dopo nemmeno 3 mesi fa venire dalle Marche 24 omini, lui fa dire, a cui attribuisce uffici e carichi palatini. Cosa vuol dire carichi palatini? Cioè dentro il palazzo apostolico. Infatti non solo intanto fa sette cardinali marchigiani, sette, non uno, lui ne fa 30 in tutto. Sette sono marchigiani, inutile che li elenco. Poi i vescovi, da Sant'Agata de' Goti fino a Fermo, fino a Capaccio, fino ai Nunzi a Venezia, sono tutti marchigiani, quello di Loreto, Rosati di Montalto, eccetera. Poi
continuamente ci sono coppieri, camerieri, bargelli, cappellani, colonnelli, responsabili di zecche, avvocati concistoriali, un sacco di marchigiani. Tant'è che a Roma si comincia a dire, oh, ma non sono un po' troppi questi marchigiani qui? E infatti voi sapete la nomea non sempre felice che i marchigiani hanno avuto a Roma in quel momento, perché Sisto V si fidava solo dei marchigiani anche quando doveva un po' spremere le tasse dalle famiglie. Infatti è meglio un morto dentro casa che un marchigiano fuori dalla porta, perché fuori dalla porta c'è il marchigiano mandato dal Papa come esattore fiscale. D'altra parte, poi non parliamo di Fermo. Fermo è stato un altro dei suoi pezzi di cuore. Fermo addirittura ci è andato come vescovo, l'ha fatto sede arcivescovile, gli ha ridato l'università, eccetera. E poi da notare che Loreto, non solo Loreto, San Severino Marche sono stati fatti diocesi tutti nell'86, Montalto, San Severino, Fermo, non vorrei ancora lasciare nessuno, e si vede come in queste città c'è sempre un monumento: Loreto il monumento, Camerino il monumento, Fermo il monumento, Grottammare e Montalto l'abbiamo fatto adesso perché siamo accorti che da noi mancava il monumento a Sisto V. Ecco, vorrei terminare con due proprio brevissimi curiosità. Sapete che nel 1588, 2 anni prima di morire, Sisto V volle fare un viaggio nelle Marche, voleva venire a Ancona, andare a Loreto, scendere a Montalto, se non che poi per un fatto politico non fu più possibile. Poi una seconda curiosità è che lui voleva acquistare a tutti, a qualsiasi costo, voleva acquistare il Santo Sepolcro, questo è sicuro, ormai abbiamo documentazione chiara, voleva comprare le pietre del Santo Sepolcro dal il Gran Sultano di Costantinopoli e portarlo, non si sa, forse Montalto, e collegare Loreto e Montalto con un'enorme strada, perché dalla Incarnazione alla Passione e Risurrezione il mondo venisse nelle Marche, non poteva più andare ormai giù in Terra Santa, e le Marche diventavano un polo religioso, turistico, quello che oggi noi diciamo una cosa incredibile. Per fortuna il Santo Sepolcro è rimasto laggiù e sta bene dove sta. Però ecco, vorrei terminare dicendo che noi siamo fieri di avere avuto questo Papa che in 5 anni ha rivoluzionato la Chiesa, Roma dal punto di vista culturale, architettonico, storico, un'infinità di cose. Siamo veramente fieri di sentirci marchigiani come lui, perché lui si è sentito fiero della sua marchigianità e lui è stato veramente onesto e veritiero nel dire che amava tantissimo questa terra che gli ha dato le origini, dalle dolci colline qui di Montalto. Io sto a Castignano, vedo Montalto davanti a me, da queste dolci colline dell'interno fino alla spiaggia di velluto di Grottammare dove è nato, fino a tutte le dolci colline delle Marche che danzano attorno al colle di Loreto. Veramente è rimasto impresso questa terra, è rimasta impressa nel cuore, nella mente, nella sensibilità di Sisto, e ne siamo veramente fieri. Ecco qua, scusate la lunghezza. Grazie Don Vincenzo. E passiamo la parola adesso al sindaco di Grottammare, che è collegato da remoto, Enrico Piergallini. Grazie, buongiorno a tutti. Mi dispiace non essere presente accanto all'assessore, a Daniel, ma la mattina purtroppo non si è montata correttamente, quindi vi saluto veramente da lontano, ringraziando innanzitutto l'assessore Latini, il presidente ovviamente, per il grande sforzo che hanno fatto radunando questa grande famiglia che oggi si presenta, perché da tanto tempo il comitato lavora per il calendario. Anche i festeggiamenti Sistini sono anche un bel segnale di quanto la politica superi gli steccati, perché anche la legge ha avuto un iter, diciamo, lungo, che ha unito differenti parti del Consiglio. Quindi è veramente un simbolo di unità e di quanto le Marche puntino sui personaggi che possono raccontarle all'esterno. Io non mi dilungherò troppo perché siamo in tanti a dover parlare, ognuno deve avere il suo spazio, quindi non è giusto che occupi tanto spazio. Vi dico rapidamente
che cosa faremo qui a Grotta a Mare all'interno del calendario più ampio che la Regione ha preparato insieme a tutti i membri del Comitato. Su Grotta a Mare in quest'estate punteremo specificamente sul racconto della figura e del tempo di Sisto V attraverso la musica e lo spettacolo dal vivo. È un settore che è stato fortemente messo in ginocchio dalla pandemia. Crediamo seriamente che molte persone curiose ma non esperte possano attraverso lo spettacolo dal vivo conoscere meglio la figura di Sisto V e spettacoli dedicati ad Ariosto, a Giordano Bruno, alla stessa figura di Sisto V che ricostruiscono l'ambiente culturale nel quale il Papa ha vissuto e ha operato, credo che siano necessari per capire anche le condizioni nelle quali Papa Sisto V è nato e ha operato. Giorgia ricordava forse l'intervento più importante, che è quello del restauro della Chiesa di Santa Lucia. Ringrazio di cuore la Regione, perché grazie all'intervento regionale la parrocchia e la diocesi possono iniziare la messa in sicurezza di Santa Lucia, che si sa sorge sul dove era ubicata la casa di Sisto V, e sarebbe stato anche simbolicamente sbagliato che magari il cantiere non fosse riuscito a partire durante i festeggiamenti del centenario. E altre due cose, molto rapidamente prima di concludere, insieme al Comitato abbiamo deciso, proprio nell'ottica che diceva l'assessore, di fare in modo che i ragazzi avessero uno strumento per conoscere la vicenda di Sisto V, e lo faremo anche attraverso un fumetto che stiamo preparando, è già sceneggiato e ci sono già le prime tavole, poi le condivideremo con il Comitato. È uno strumento molto utile perché permette di essere letto anche ai bambini delle scuole elementari, delle medie, quindi non è un volume di ricerca storica. Siamo certi che distribuito nelle scuole possa essere uno strumento adattissimo per poter conoscere meglio il nostro Papa. Presenteremo quest'estate un video sulla biografia di Papa Sisto V, che servirà anche a farlo conoscere meglio negli estremi cronologici e nelle grandi opere che ha fatto a Roma e nelle città che Don Vincenzo ha ricordato. E infine, tutto questo sforzo, credo anche di interpretare un po' il sentimento di tutti, ha a che fare con il nostro dovere di proporre dei modelli alla contemporaneità, a ragazzi marchigiani e anche italiani. Papa Sisto V è un grande modello, perché le sue origini sono povere, umilissime, il padre da esiliato politico, figuratevi. E nel 1500, nella seconda metà del 1500, che uno immagina un secolo rigidissimo per l'ascensore sociale, questo Felice Peretti, di umilissima origine, piceno, riesce a raggiungere la massima carica del mondo cattolico, cioè il soglio pontificio. È un modello eccezionale di ostinazione, di quanto il talento possa contare per fare una vita straordinaria e di come in effetti, diciamo, anche partendo dalle periferie dell'impero, contando su se stessi e mettendo molta energia nel cuore, nel cervello, nelle braccia, si possono raggiungere risultati eccellenti. È un ottimo esempio che dice ai ragazzi che oggi sono un po', voglio dire, stanchi per il periodo che abbiamo attraversato e forse un po' delusi dal fatto che l'Italia come nazione propone loro poche opportunità, dice a tutti loro di contare su se stessi, perché da un'umile famiglia qualcuno nelle Marche molti secoli fa è diventato Papa. Grazie al sindaco Piergallini, e adesso conclude gli interventi il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi. Grazie. Allora, io intanto inizio con ringraziare la Regione Marche, il Presidente, l'Assessore Latini, che ha voluto anche in poco tempo rendere attuativa la legge su Sisto V e mettere insieme tutti gli attori che hanno composto il Comitato
e anche devo ringraziarla perché ha accolto tutte le proposte che abbiamo avanzato, proposte molto valide, proposte piene di contenuti, ma non era neanche semplice scontato metterle tutte insieme in un programma così, così articolato. Un ringraziamento lo voglio rivolgere, anche se oggi purtroppo non è presente, al nostro Vescovo Bresciani, perché già da qualche anno lui si è fatto promotore di metterci insieme e iniziare a ragionare su quello che poteva essere il quinto centenario e come organizzarlo al meglio. Ed è anche grazie a lui se oggi abbiamo delle progettualità pronte che abbiamo messo subito in campo, nonostante il periodo della pandemia che abbiamo vissuto. Io mi voglio allacciare un attimino al discorso che faceva Enrico, con cui stiamo collaborando veramente in maniera importante, e secondo me questa sarà la forza di questo quinto centenario, la sinergia che si è creata al di là anche delle sterili polemiche del passato. Abbiamo veramente lavorato insieme, lo stiamo facendo con lui, con gli altri sindaci coinvolti e con tutti gli attori del comitato. Enrico diceva un po' l'esempio per i nostri giovani, sicuramente un grandissimo esempio può essere e di ispirazione. Però io credo che questo quinto centenario cada veramente in maniera precisa in questo momento storico. Ieri, mentre sistemavo insieme ai collaboratori lo spazio espositivo della mostra che andremo a inaugurare domani e che partirà proprio sabato, leggevo l'inciso che abbiamo scelto, e l'inciso dice: i prudenti devono sempre far conto di morire presto e perciò fare piuttosto quello che devono. Beh, in questo periodo dove bisogna fare bene, fare presto, penso che Sisto Quinto possa essere veramente di ispirazione per tutti coloro che sono chiamati ad amministrare, a fare delle scelte e a incidere sul futuro della nostra regione, dei nostri comuni e della nostra nazione. Quindi sicuramente è un momento importante. Per Montalto lo è senza dubbio, come diceva Don Vincenzo, Montalto è Sisto Quinto è Montalto, c'è un legame ormai così forte che ogni angolo del nostro paese parla di lui, e chiunque nasce a Montalto cresce con questa figura. Però la sfida importante che vorremmo ripercuotere in questo quinto centenario è quello di riuscire a parlare di Sisto Quinto attraverso linguaggi e canali di comunicazione differenti, per arrivare veramente in maniera ampia un po' a tutti. Quindi lo faremo per andare nello specifico degli eventi di Montalto, che poi andranno in sinergia con gli altri del comitato. Lo faremo con una parte di ricerca storica importante, ricordavo Don Vincenzo, perché non va dimenticato anche alcune diatribe del passato sull'origine. Noi all'interno del nostro convegno, che si svilupperà in più appuntamenti, parleremo anche di questa cosa ben specifica, l'approfondiremo nuovamente, e quindi è importante la parte storica, la parte di ricerca. Lo faremo con una parte espositiva, la mostra che inaugureremo domani e che poi aprirà sabato sarà un momento importante, anche perché con una sinergia con i musei sistini diocesani siamo riusciti a riesporre le opere sia della collezione civica che quella sistina, chiuso ormai dal terremoto dal 2016, perché sia il museo, la Pinacoteca Comunale, che il museo diocesano sono inagibili, e quindi le opere erano rimaste chiuse. Quindi potremo riesporre il reliquiario, dono prezioso che Sisto Quinto fa a Montalto, e potremmo anche esporre una collezione di numismatica, di monete donate dal professor Grisostomi in questa parte espositiva, prima parte espositiva, una parte che si andrà poi a completare con un evento che faremo a dicembre, dove faremo una mostra dedicata a Pericle Fazzini, anche qui il connubio tra Montalto e Grotta a Mare. Pericle Fazzini, artista, importante artista, uno dei più importanti di Grotta a Mare, la sua ultima opera la dedica a Sisto Quinto, con il monumento a Sisto Quinto in occasione del quarto centenario del pontificato nell'85. Quindi andremo un po' a far colloquiare in maniera artistica questi due personaggi marchigiani, e sicuramente sarà un momento importante. Stiamo preparando un comitato scientifico di alto livello, avremo all'interno anche il professor Sgarbi, quindi questo ci dà sicuramente garanzia di qualcosa di altamente qualitativo. Ma lo faremo anche in maniera più semplice. Nei prossimi giorni nei canali social lanceremo lo spot che abbiamo voluto realizzare con l'attore Ivano Marescotti, con la collaborazione di Elio, per fare arrivare un po' la figura del pontefice anche con una leggerezza diversa rispetto comunque all'imponente e importante storia che si porta dietro. E lo faremo abbinando anche l'enogastronomia. La nostra cooperativa sociale presenterà un vino dedicato a Sisto Quinto, il Sixtus. Quindi vogliamo un po' mettere in correlazione tanti aspetti in occasione di questo importante evento, anche che ci dà una visibilità diversa e importante. Proprio per questo motivo domani noi a Montalto faremo un evento di presentazione, dove abbiamo invitato sicuramente le parti istituzionali, ma tanti operatori del settore turistico e culturale, perché insieme a questo importante evento noi vogliamo mettere in atto alcune
alcune attività turistiche e culturali per rilanciare anche il nostro territorio e tutti quei territori cari a cui era arrivato il Sesto Quinto. Quindi un'occasione per riaccendere i riflettori su una figura così importante, ma anche sui territori a cui lui era legato tanto. Grazie mille. Ok, eccoci. Abbiamo concluso con gli interventi. Adesso volevo sapere se c'era qualche domanda sia in collegamento che qui tra i presenti. Ok. Diciamo la nascita, quindi è un evento che Maria. È rivolto all'assessore. Sì, all'assessore, ma non ci penso. Festeggiamo la nascita di Felice Peretti, 500 anni quindi di un marchigiano che ha fatto la storia. Queste celebrazioni avranno anche un respiro nazionale, quindi a Roma, dove è stato incisivo nella storia della Chiesa cattolica. Quindi avrà anche un risvolto nazionale, e se sarà poi fisicamente anche non solo queste celebrazioni anche giustamente promosse dal Comitato, ma anche condivise con iniziative materiali su le altre città dove ha segnato poi la storia della nostra regione. Parlo di Loreto, Camerino e Fermo, ci saranno un coinvolgimento anche delle altre amministrazioni comunali e delle diocesi? Assolutamente sì, infatti c'è anche qua l'assessore di Fermo che la vedo presente nello schermo e quindi può fare un saluto anche lei, come ovviamente anche so che Loreto pure si sta dando da fare su alcune iniziative, quindi ovviamente sono aperti a tutti i comuni che vorranno partecipare. Il comitato, ecco, si era già fondato, insomma, però è ovvio che più il coinvolgimento si amplia e meglio è, proprio per fare rete e dare una maggiore visibilità a livello nazionale. Stiamo avendo un dialogo anche con a livello comunque di diocesi, ci stiamo un attimo organizzando proprio anche per dare questa visibilità e adesso non vi svelo niente, però si sta lavorando ad un progetto che può dare proprio una visibilità nazionale a queste celebrazioni, dove appunto stiamo individuando delle risorse proprio per promuovere. Però siccome questa è una cosa che si farà dopo, non voglio ancora svelare niente perché ancora non si è conclusa bene la progettualità. Ok, grazie. E non so se l'assessore Anzidei vuole un attimo aggiungere qualcosa, fare un saluto. Grazie mille, buongiorno a tutti. Io volevo ringraziare ovviamente la Regione e l'assessore Giorgio Latini per questa importante iniziativa che, come detto finora, ci lega tutti e ci porta, ci dà un ampio respiro a livello nazionale, unendoci sotto una figura così importante. Fermo c'è, ovviamente, facciamo parte del comitato e anche noi, insomma, avremo modo di inserirci nel calendario regionale con delle iniziative che sono legate in parte, ai luoghi di Fermo, quindi con questi itinerari Sistini che partiranno già da quest'estate, che ci permetteranno, insomma, ai visitatori di seguire un po' le tracce di Sisto Quinto all'interno del comune, sia all'interno che all'esterno, quindi dei luoghi sia all'interno che all'esterno, e con un'attività convegnistica, quindi una giornata dedicata a Sisto Quinto nell'aspetto che riguarda l'università fermana, perché insomma sappiamo che prima del 1585, anno in cui anno della bolla, insomma, di Sisto Quinto sull'università, non abbiamo grosse tracce, quindi forse possiamo dire che l'università in forma stabile e continuativa, così come la conosciamo, prende avvio in città proprio grazie a Sisto Quinto e poi si sviluppa sempre di più fino magari a renderci oggi anche il riconoscimento di Fermo Learning City, no? dall'UNESCO. Quindi saranno così le giornate e il contributo di Fermo rispetto a questo meraviglioso cartellone.
Ok, vedo, non me ne voglia, vedo collegata anche Paola Di Girolami, se ha piacere di fare un saluto, ecco, a conclusione di questa conferenza. Certamente, io vi ringrazio, ringrazio, come diceva il sindaco Matricardi, il nostro vescovo per averci fatto cominciare a dialogare insieme ben quasi 2 anni fa. E ringrazio la Regione Marche nella persona del presidente, nel presidente dell'assessore Latini, per aver raccolto in maniera così propositiva, così anche velocemente, quello che in quell'anno e mezzo, due, avevamo cercato di fare e di proporre. Ringrazio anche il sindaco di Rotella, perché Borraccini, perché in questa, diciamo, situazione a Rotella era stata coinvolta, diciamo, con la precedente amministrazione regionale nel tentativo di valorizzare tutti quanti i musei Sistini, e ci siamo riusciti, appunto, essendo stati coinvolti. E che cosa proponiamo in questa estate, in questa prima avventura? Una mostra dal titolo I doni di Sisto V alle terre del Piceno, un percorso nei musei Sistini. Allora, tutto è partito dal prestito del reliquiario di Montalto al comune di Montalto, no? E si è fatto cenno prima il fatto che il museo Sistino di Montalto fosse chiuso per i danni del terremoto, e sarebbe stato assolutamente sciocco tenere non solo il reliquiario, ma avrebbe trovato sicuramente una collocazione, ma anche tutti gli altri doni che Sisto V ha fatto alla cattedrale e al territorio di Montalto Marche. E quindi abbiamo pensato di diffondere nelle altre sedi dei musei Sistini questi doni, ma per doni intendiamo anche quelli che sono stati i frutti della presenza di un papa dal carattere deciso come quello di Sisto V nella nostra terra, frutti che ancora si vedono, frutti che si vedono, no, nella creazione della diocesi di Montalto, nel carattere di certe comunità locali e di tutto quanto questo contesto. Abbiamo voluto in qualche modo valorizzare quelli che erano gli artisti, le opere che hanno prodotto questi artisti alla fine del Cinquecento, quindi nello stesso periodo in cui Sisto V era vissuto. Del resto il convento di San Francesco alle Fratte era proprio nei pressi, no? Dei pressi tra Monte di Nove e Montalto Marche, è lì dove lui ha preso i voti, e quel crocifisso magnifico del XIII secolo, che per quest'estate sarà esposto a Grotta a Mare, sarà un segno proprio tangibile della, no, della presenza di Felice Peretti nel nostro, no, territorio prima del pontificato. Quindi ecco una rete di musei che mettono a disposizione dei visitatori uno spaccato della vita, della vita artistica e di fede della seconda metà del Cinquecento. I doni d'argento saranno esposti nella sede di San Benedetto, quindi la croce astile, il turibolo e la navicella, le due tonacelle che fanno parte del parato saranno esposte a Monteprandone. Ecco, uno dei fatti, diciamo, importanti è l'occasione di questo centenario, è il restauro proprio del paramento di Sisto V. Quindi era tanto tempo che si doveva fare, grazie alla rivista Predella e ai due direttori che hanno voluto intervenire e mettere la loro rivista e i loro nomi su questo importante restauro. E a Grotta a Mare vedremo il paliotto rimesso nella sua posizione, proprio sotto all'altare, e rivedremo il piviale messo in una nuova forma rispetto a Montalto. Montalto è risposto in un'altra maniera, a ventaglio, a Grotta a Mare ci siamo inventati un altro modo. E quindi ecco, sono tante le novità. Ovviamente ogni evento che noi abbiamo fatto in questi, insomma, 23 anni di storia, abbiamo anche caratterizzato gli eventi con un catalogo, e la presentazione del catalogo sarà l'11 di luglio.
Il giorno prima inauguriamo queste nostre attività con un concerto al Verdiente, all'oratorio del Verdiente, proprio sul crinale di Sisto V, io l'ho voluto chiamare così, nel paesaggio del crinale di Sisto V, un concerto che avviene in una situazione paesaggistica assolutamente bella, incredibile, e siete naturalmente tutti invitati, c'è il duo Mazzoni e Riganelli, il maestro Mazzoni insegna al Conservatorio Pergolesi di Fermo e con i suoi sax, Riganelli la fisarmonica, tra l'altro è il direttore del museo della fisarmonica, oltre che essere un grande musicista è anche il direttore di un museo della fisarmonica. Poi il 6 e il 21 agosto con l'Associazione Musica Antica e Contemporanea di Senigallia, con la maestra la direttrice, adesso mi sfugge il nome, la Silvestrini, si faranno due concerti, uno a Monte Monaco e uno a Montalto Marche, proprio per puntellare questo territorio, in qualche modo, di eventi che sono culturali, espositivi, musicali e di godimento del paesaggio, fino al 26 agosto con la relazione di Rosina Brunima e a cura di Nello Gatta, la relazione San Francesco alle Fratte, un convento dimenticato, gli esordi di Fra Felice Peretti. E questa conferenza si terrà appunto a Grotta a Mare. Quindi ecco questo il pacchetto che i Musei Sistini offrono in questa importante occasione. E quindi io ringrazio di nuovo i due sindaci Matricardi e Piergallini per la collaborazione che ho avuto con entrambi, Matricardi a Montalto per esporre il reliquiario è stato molto ma molto impegnativo, facendo venire gli operatori e il restauratore dell'opificio delle pietre dure per sistemare ed essere più che tranquilli per quanto riguarda gli aspetti conservativi. E poi infine ringrazio il sindaco di Rotella che ci dà la possibilità di intervenire in questa situazione di valorizzazione di tutte le sedi. Io dico sempre che quando si fa un evento in una sede non significa fare un evento in una sede, ma quello è un modo per amplificare tutta la rete. E questo è sempre stato vero, è sempre stato verissimo quando abbiamo fatto delle piccole e delle grandi cose, ma forse quest'anno la cosa è ancora più evidente e lo posso dire ringraziando i due sindaci e tutti i sindaci della rete dei Musei Sistini. Grazie. Grazie mille e a questo punto ecco chiudiamo la conferenza stampa e grazie mille a tutti per la partecipazione. Buon pomeriggio. Grazie, grazie a voi. Ciao a tutti. Sì, arrivederci, grazie.